video di oggi scopriremo come il microbiota intestinale sia un potente alleato per la nostra salute. Benvenuti a Salute da Scoprire, le pillole del venerdì. Il vostro appuntamento settimanale con le scoperte più incredibili sulla salute e il corpo umano. Il microbiota intestinale viene spesso chiamato flora intestinale ed è l'insieme dei microrganismi che popolano il nostro apparato digerente. Il microbiota intestinale è un ecosistema dinamico che agisce come un vero e proprio esercito interno, contribuisce al mantenimento della salute ed è composto principalmente da batteri, ma include anche virus, funghi e altri tipi di microrganismi. Barriera fisica. Il microbiota intestinale forma una barriera fisica sulle pareti dell'intestino, impedendo ai batteri patogeni di attaccarsi e colonizzare. La sua presenza ostacola l'adesione di agenti patogeni alle cellule intestinali, riducendo così il rischio di infezioni. Sostanze antimicrobiche. Il microbiota intestinale produce sostanze come peptidi e acidi organici che sono antimicrobiche e antibatteriche, e aiutano a controllare la proliferazione di agenti patogeni nell'intestino. Digestione. Alcuni batteri del microbiota sintetizzano sostanze utili come la vitamina K e digeriscono molecole complesse che il nostro corpo da solo non riesce a digerire, contribuendo così al processo digestivo. Un microbiota ricco di batteri capaci di digerire e fermentare i flavonoidi contenuti nella frutta e nella verdura, promuove la produzione di sostanze che hanno effetti protettivi sulla salute cardiovascolare. Sistema immunitario. Il microbiota interagisce strettamente con il sistema immunitario distinguendo tra sostanze innocue e agenti patogeni, evitando reazioni eccessive e proteggendo contro l'infiammazione incontrollata e dall'insorgenza di tumori. Uno squilibrio nel microbiota intestinale è associato a malattie infiammatorie intestinali, obesità, diabete e disturbi autoimmuni. La dieta e lo stile di vita giocano un ruolo significativo nell'influenzare la composizione e la salute del microbiota intestinale. Alimenti ricchi in prebiotici come aglio, cipolla e banane forniscono sostanze che promuovono la crescita e l'attività dei batteri benefici. L'esercizio fisico regolare e la qualità del sonno possono influenzare positivamente la flora batterica nell'intestino. Il fumo e l'eccessivo consumo di alcol possono avere effetti negativi sulla salute intestinale e sulla composizione del microbiota. Ecco alcune curiosità interessanti sul microbiota intestinale. L'intestino è spesso chiamato il secondo cervello a causa del sistema nervoso enterico, una rete di neuroni presente nell'intestino che può funzionare in modo indipendente dal cervello centrale. Il microbiota interagisce con questo sistema, influenzando anche il nostro stato d'animo e la salute mentale. I neonati acquisiscono i loro primi batteri intestinali durante il passaggio attraverso il canale del parto. La madre trasmette i suoi microbi al neonato, contribuendo alla formazione del microbiota del bambino. Più del 60% dei ceppi batterici del microbiota intestinale si è evoluto insieme all'uomo nell'arco di 100.000 anni, e non sono in grado di vivere al di fuori del corpo umano. Grazie per essere stati con noi su Salute da Scoprire, le pillole del venerdì. Se hai trovato questo video interessante, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al nostro canale, per scoprire altri incredibili segreti sulla salute e la longevità.